Qui oggi nella palestra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Aikishu Rendojo di Michele Alessi e Buonasera. con la difesa personale contro l'aggressione con Roberto Zappetta. Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto, che cos'è l'Aikido? Allora, l'Aikido è un'arte marziale giapponese di difesa personale, viene, diciamo, discende dal Daitoryu Aikijutsu, trasformata poi da Osensei, Moriei Ueshiba, in Aikido. Quindi non è nient'altro che un'arte marziale vera e propria. Quindi, Tradotto in termini pratici, un'arte un'arte marziale. marziale, non ci sono sport, cioè non ci sono gare, non ci sono competizioni, ma c'è solo diciamo, la ricerca e lo studio della vera arte marziale. Vengono utilizzati dei particolari Ci strumenti? sono lo studio anche delle armi, quindi del boken, la spada di legno, il jo, diciamo, il bastone e il tanto che è, o tanken, che sarebbe il coltello tutto in legno. Da che età si può praticare? Noi qua iniziamo da 2 anni fino a 4 anni con i corsi propedeutici per i ragazzini che iniziano un attimino a muoversi, quindi fanno degli esercizi propedeutici, poi si avvicinano alla disciplina perché l'aikido, essendo anche arte marziale nella vera essenza, c'è molta disciplina, autocontrollo, quindi ci sono le regole da rispettare nel dojo, la fiducia in se stessi, negli altri, il rispetto, tutte queste regole che vanno insegnate mano a mano. Poi il vero corso inizia dai 4 anni Ci si a sveglia. 80-85, finché uno ne ha voglia, quindi è un percorso che si sa quando si inizia, ma si segue fino a che uno ha voglia per tutta la vita. Diciamo, io sono 23 anni che lo pratico, quindi Quindi lo consigliano sì, lo come consiglio pienamente. a Roberto Zappetta invece, che è appunto referente per quanto riguarda la difesa personale. Ci sai dire oggi quanto è importante appunto sapersi difendere e quali consigli anche Beh, voi? visto quello che succede al giorno d'oggi nel mondo, poi tu come giornalista sai, perché scriverai magari a volte degli articoli che parlano Purtroppo appunto sì. di aggressioni non solo femmine, anche a maschi, o risse, magari in locali e compagnia bella. Io dico che sapersi difendere, detto bene, non essere aggressori come chi ci aggredisce, quindi sapersi difendere in una maniera consona alla legge attuale sulla difesa personale, al giorno d'oggi è molto importante. Basti pensare, ecco, a tutte le vicissitudini che succedono non solo nella nostra città, ma anche in altri posti d'Italia. Io consiglio proprio vivamente a maschi e femmine una palestra proprio, ecco, non dico proprio di quelle che tanto, ma il minimo, Il minimo l'essenziale, il minimo indispensabile. indispensabile, che vada a ricercare proprio la difesa personale, come diceva qui il maestro Alessi, e non l'arte marziale ormai vista come uno sport, perché al giorno d'oggi adesso alcune arti marziali purtroppo vengono praticate più per gare, per competizioni, quindi perdendosi in quelli che sono i meandri difensivi, quindi sono poche. Tipo l'Aikido, che seguono ancora il concetto filosofico, marzialistico e che poi si vanno a rispecchiare nella praticità della difesa personale. Personale. E quindi io consiglio vivamente proprio di cercare delle palestre dove si insegna, cioè dove io voglio imparare a sapermi difendere. Benissimo, e si mettono in mano istruttori qualificati appunto per sapersi. Sia uomini che Sia uomini che donne, donne, sì, purtroppo. indistintamente, purtroppo la realtà è questa, cioè una volta si pensava all'aggressione alla donna, adesso anche l'uomo, spesso nei locali, nei bar, nelle pizzerie, nei cose, la vita, la crisi che c'è porta all'individuo a rapire, scippi, il tossicodipendente che ti aggredisce, levate il portafoglio e tutto quanto. Io gli consiglio vivamente di non. Cioè, di cedere alla cosa, però sapersi difendere non vuol dire solamente alzare la mano, sapersi difendere anche dalla situazione del momento, cioè quindi dall'aggressore che ti punta un coltello, dammi i soldi, e gestire quella situazione. E se non sai gestire, non è semplice perché ti cominciano a venire tutte le paure, oddio, adesso che faccio? Quindi in questa palestra noi insegniamo proprio questo.
non ad alzare subito la mano per difesa, che si arriva anche quello, ma a saper gestire la situazione dell'aggressione, evitando anche a volte che difesa personale è proprio questo, vuol dire evitare di evitare proprio che nasca una disputa, una resa, mi devi solo, con le manine in tasca, sempre risolvere la situazione, già è il 60-70%. Poi la concorrenza, se uno è costretto, è normale che deve saper usare... Riguardo proprio a questa, è stato il 24 il di marzo... 23 di marzo, 23 sì, 23 di marzo noi facciamo un seminario appunto aperto a tutti, anche ai praticanti e di altri discipoli. Anche da che ora a che ora? Dalle 9:30 a mezzogiorno e mezza qui nella sede della Vision and Dojo noi teniamo un seminario proprio dimostrativo di queste tecniche. Vogliamo far vedere proprio il connubio che c'è tra l'arte filosofica, marzialistica e secolare dell'Aikido, come poi si sposa sulla strada nella praticabilità della vita. Quindi un invito a tutti, certo, quanti, un invito a tutti quanti a partecipare, perché è curioso, certo, perché è certo, vuole, certo. Noi solo che è piacere, anzi, ben venga, noi siamo qui appunto per chi cerca questo. Per chi cerca il, dicevo, mi voglio saper difendere anche nei meandri della vita quotidiana, anche nella casa, anche nella famiglia, anche nel lavoro, il capo ufficio che ti alza la voce, che ti... tutto è difesa personale, non soltanto il sapere tutta la tecnica, ma il sapere anche gestire il capo ufficio che alza la voce. Sì, ma il 90% è quello. È saper entrare nella psicologia di chi ti vuole aggredire. Se riesci a fare questo con un sorriso in bocca, hai risolto tutto quanto. Benissimo. Io vi ringrazio. No, grazie a voi. Appuntamento agli interessati al 23 marzo qui alla palestra Aikido Shurin Dojo.